Che palle! Hai rotto le palle! Non hai le palle! Queste sono solamente alcune delle decine di espressioni che si riferiscono alle due amiche che ti ritrovi in mezzo alle gambe. Oggi, come in Super Quark, faremo un viaggio tra le palle. Vedremo tutte le differenti forme e soprattutto ti dirò quelle che preferisco. Perché non te l'abbiamo mai detto, ma noi ragazze ci facciamo caso. E come? E mentre recuperi le palle che ormai da tempo hai trascurato, non dimenticarti di iscriverti al mio canale, attivare la campanella, seguirmi su Instagram, che figo e sigla! Basi, molte ragazze trascurano totalmente questa tua parte del corpo, ignorando che non solo è una zona erogena che amplifica il piacere, ma la sua stimolazione, durante i giochi sotto le lenzuola, ti porterà a produrre una maggiore quantità di glassa. E ciò si traduce in un gran finale molto più trionfante. Ma come sappiamo, ogni uomo è differente e durante le mie strepitose avventure sono riuscita a raggruppare le palle in 5 grandi gruppi. Adesso sei curioso di sapere a quale appartieni, vero? Partiamo! Ma prima di iniziare è bene fare un disclaimer. I testicoli possono cambiare di forma a seconda delle condizioni in cui si trovano, temperatura, eccitazione. Inoltre sono una parte del corpo molto delicata, quindi tienili un po' come se fossero dei gioielli, maneggiali con cura e soprattutto tienili puliti, che così ci si diverte di più. Partiamo con le pallette. Simile a quelle che il gelataio tirchio ti mette sopra il cono, la particolarità delle pallette è che hanno una tonicità unica, a tal punto che alcune volte sono anche più dure del tuo affare. Le dimensioni sono medio piccole e la forma è abbastanza ordinata, tanto da sembrare una palla sola. Se lasciate al naturale, si accompagnano con una scarsa peluria e, dal mio punto di vista, sono perfette per viaggiare con la fantasia, visto che possono addirittura far sembrare il tuo affare molto più giovane. Un consiglio, tienile lisce e ben depilate. Questo ti aiuterà a dare quel feel da 17enne ingrifato. Voto 7,5. Mi ricorda quando mi infrattavo nei bagni durante le lezioni. Alle superiori, ci avevano tutte le palle. No, tutti ci avevano le palle, per carità, ma... Cos'erano? Comunque, no, non posso dire oltre su YouTube. Le borse, simili alle buste con cui esci dal Conad quando c'è il 3x2, in fatto di dimensioni le palle a borse sono il top. Alcune volte sono talmente grandi da far apparire il tuo affare più piccolo di quello che effettivamente è. Per quanto riguarda la forma, tutto sommato sono ordinate e in fatto di consistenza sono... medie, tipo le palline antistress. Sono il non plus ultra di tutte quelle ragazze che hanno la passione per questa parte del corpo maschile, visto che riescono a riempire una mano e sono una vera e propria fabbrica di glassa. Un consiglio, a grandi palle corrispondono grandi responsabilità, quindi tienile sempre allenate perché se no la delusione è doppia. Voto 8 e come diceva mia nonna, palle giganti, importanti. Le sagge, simili ai bargigli del tacchino, come quelli che stai vedendo in sovraimpressione, la caratteristica principale di queste palle sagge è che hanno una consistenza debole, un tono di pelle più scuro e la dimensione medio-grande. Molte volte gli affari più grandi si accompagnano con questa tipologia dondolante di palle, o almeno per quanto mi riguarda, e al contrario delle pallette, a causa della pelle un po' rugosa, daranno al tuo coso 10 anni in più rispetto a quello che effettivamente ha. Per quanto mi riguarda, queste sono le palle perfette da guardare quando sbattono insistentemente tra le gambe della tua partner mentre la stai martellando. Un consiglio è quello di eliminare il pelo, per far apparire il tuo coso meno invecchiato. Voto finale 6,5. Il miglior complemento d'arredo quando sono in vena di daddy. Ciondoloni. Le palle ciondoloni non sono da confondere con quelle sagge. Infatti non sono né rugose e né hanno un tono di pelle troppo scuro. Hanno la caratteristica di essere morbide, pendenti e solitamente sono abbastanza magre da mettere in evidenza il loro contenuto. Perché le palle ciondolano? Le cause possono essere molteplici. La prima tra tutte è che semplicemente si tratta di genetica,
sono fatte così. Altri fattori sono la temperatura corporea, infatti le palle devono sempre stare al fresco, ecco perché si muovono, e l'età. Un consiglio che ti do se hai queste palle, evita di indossare i pantaloncini troppo corti per evitare quel fastidioso effetto fuoriuscita. Voto 5! Personalmente le trovo un po' ingombranti, ma a seconda delle posizioni che assumi possono dare quel senso di virilità e potenza. Hippie! È noto che i peli non si distribuiscono in modo uniforme su tutto il corpo e ci sono alcuni uomini che hanno il pelo concentrato tutto lì e assomigliano a una siepe di pitosforo. Una buona cura del corpo e un buon shampoo al profumo di pino silvestre potrà trasformare un buon c***o in una passeggiata in Val di Non. Ci sono le mele, no? In Val di Non. Mandatemi le mele! Le palle hippie sono solitamente equilibrate per quanto riguarda le dimensioni e la consistenza, perché a causa della folta peluria non si capisce bene cosa ci sia sotto. Il mio voto è 7. Per tutte le amanti dei licantropi di Twilight e delle mele della Val di Non, sono un'esperienza da provare. E tu che palle hai? Questo è il metodo con cui supportare il canale e quello che faccio. Qua troverai tutti i miei contenuti extra che non pubblico da nessun'altra parte. Potrai parlare con me liberamente, senza tabù. Qua sotto trovi la wishlist. Cosa vuoi di più? A questo punto, ragazzi, ci vediamo mercoledì prossimo alle 18 con un nuovo video. Ciao!